Abbiamo dedicato il premio per Paolo Pasolini nel centenario della sua nascita e quindi abbiamo pensato di invitare una sua grande amica, oltre che grande scrittrice, Dacia Maraini, e presenterà il suo libro Caro Pierpaolo, insieme a Paolo Ruffilli. Saranno Dacia Maraini e Paolo Ruffilli gli ospiti d'onore dell'edizione 2022 del premio Tagete ed Etruria. Si avvicina infatti la cerimonia di premiazione sia del 24esimo premio letterario Tagete, che ogni anno conferisce riconoscimenti agli scrittori nati o residenti in provincia di Arezzo, sia la seconda edizione del premio letterario nazionale Etruria, aperto a tutta Italia. Quest'anno c'è stata naturalmente una grande selezione con rigore, con imparzialità e competenza da parte delle due giurie, e abbiamo selezionato più di 21 libri finalisti. Le premiazioni sono in programma giovedì 17 novembre. In vista di questo appuntamento, l'associazione Tagete ha organizzato un'esposizione dei libri finalisti di entrambe le edizioni. Arezzo è una città che scrive, dove si pubblicano, cioè si scrivono e si pubblicano tanti libri che riguardano una grande varietà di argomenti, e anche sono arrivate opere da Milano, da Torino, dall'Abruzzo, da tutta Italia per il premio Etruria. Ai primi classificati del premio Tagete andrà la statuetta creata appositamente dallo scultore castiglianese Lucio Minigrilli, mentre il premio di 500 euro andrà ai primi classificati del premio Etruria.